Bene, rientriamo ancora in diretta e diamo subito il benvenuto al presidente di Fish, Vittorio Barbieri. Vittorio, sei in collegamento? Sì, buongiorno, ciao. Buongiorno e benvenuto. Allora, oggi noi ci sentiamo per un motivo molto semplice, perché domani 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, giusto? Esatto, sì, sono Benissimo. diversi anni. Sono diversi anni, infatti, che questo giorno viene celebrata questo tipo di giornata. E domani ci saranno molte iniziative, però io direi innanzitutto spieghiamo la FISH e la Federazione Italiana Superamento dell'Handicap. Di che cosa, quindi lo dice già di che cosa si occupa, ma voi come operate? Ecco. Ma noi siamo un raggruppamento di oltre 30 associazioni nazionali di persone con disabilità e di familiari, circa una ventina, pardon, di federazioni, copriamo quasi tutte le regioni, confederazioni regionali, provinciali che aggregano a loro volta, oltre che le sezioni delle grandi associazioni nazionali, anche molte piccole realtà territoriali. Siamo quello che si dice un'organizzazione di autotutela che cerca di lavorare per la tutela di se stessa, insomma, di se stessi, non di se stessa. La filosofia è quella di parlare con un'unica voce nei confronti delle istituzioni, della comunità in cui viviamo è quella di affermare con estrema chiarezza quel motto nulla su di noi senza di noi che ormai da Ecco, diversi questo è anni un lo motto, siamo anche. esatto, questo è un motto bellissimo che io ti chiederei di ripeterlo perché è significativo, assolutamente. Nulla su di noi senza di noi significa sostanzialmente che tuttora noi abbiamo altri che decidono per noi, in particolare medici che certificano, che dicono qual è il percorso che uno deve fare, eccetera, eccetera. Cioè, c'è una limitazione oggettiva della libertà, per cui stiamo chiedendo da diverso tempo invece di avere questa libertà restituita, insomma, ridata ai titolari, insomma, che sono le Certo, anche persone. perché nessuno meglio della persona con disabilità conosce perfettamente quali sono le problematiche, quali sono le esigenze, quindi assolutamente devono essere presenti, soprattutto quando vengono prese delle decisioni importanti. Assolutamente sì, ma questo riguarda tutti gli esseri umani, solo che a differenza degli altri noi continuiamo ad avere altri che decidono per noi, ecco, questo è il punto. Allora, e in questo meccanismo vogliamo entrare. È chiaro che questo lo vogliamo declinare sia sulla decisione individuale, se stare a vivere o meno nella propria abitazione oppure vivere insieme ad altri in quale luogo, quindi il singolo individuo, sia sulle politiche di carattere generale, quindi ecco, per esempio la legge di stabilità che si sta discutendo in questo periodo, insomma, ecco, o tante altre norme o programmi che si fanno sul piano politico, istituzionale, a livello nazionale, decentrato, eccetera. Quali sono i problemi più gravi, quelli che bisognerebbe risolvere per primi? Io direi una cosa, perché c'è una. Se uno va a vedere quello che accade nella scuola, sull'integrazione scolastica, sulle barriere architettoniche, piuttosto che sul lavoro, eccetera, questo è un paese che non ha mai scelto. Cioè, da un lato fa politiche di inclusione, quindi cerca di eliminare barriere e creare opportunità, dall'altro continua a creare barriere. Allora, bisogna che presto o tardi questa comunità decida come spendere bene, ancora di più adesso che siamo in crisi, insomma, spendere bene le proprie energie, i propri investimenti, le proprie risorse, se su un percorso inclusivo oppure su un percorso segregante. Ovviamente noi siamo per il primo, ma è chiaro che fino a che teniamo in piedi entrambi i percorsi ci troveremo sempre comunque in questa situazione. Quindi il messaggio che le persone con disabilità si sentono appunto di dare è proprio attraverso voi, no? Attraverso la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, è proprio questo, no? Di trasmettere questo tipo, ecco, di messaggio, e poi lo farete domani attraverso diciamo, un modo diverso, un modo un po' diverso. Domani si celebrerà questa giornata. Ci vuoi raccontare come?
Ma noi in diverse parti d'Italia abbiamo messo una mostra, abbiamo messo in piedi una mostra con foto che raccontano esattamente i movimenti delle associazioni e tutto quello che è accaduto dagli anni 50, 60, ripercorrendo addirittura Rosanna Bensi, la donna che era nel polmone d'acciaio e che fece molto, e arrivando fino ai giorni Quindi una nostri, sorta di insomma. cronistoria dove si fanno, ecco, si mettono in risalto gli eventi, quelli che hanno avuto un po' più di scalpore. Esattamente, esattamente. Su questo fronte, cioè questo è il fronte sul quale abbiamo costruito questa mostra, l'abbiamo messa in varie parti d'Italia, abbiamo cercato di metterla in luoghi frequentati. A Roma, per esempio, l'abbiamo messa a Euroma 2, che è un centro Beh, commerciale molto grande, insomma. certo. E poi un altro piccolo pezzo l'abbiamo fatto al Museo di Roma, che sta a Piazza Sant'Egidio, e poi faremo una In cena Trastevere, ecco, in allora no, Trastevere. diamo proprio gli appuntamenti precisi perché sarà domani mattina a mezzogiorno meno un quarto alla galleria Ipercop presso il centro commerciale Euroma 2 che è all'Eur appunto sulla via Cristoforo Colombo. Ci sarà proprio questa inaugurazione della mostra, no? Esattamente, esattamente. Nulla su di noi, senza di noi, appunto, come dicevamo, e quindi c'è una sorta, ecco, delle fotografie, come è realizzata questa mostra? Sono delle foto in una sequenza che ripercorrono appunto questo percorso, una ventina di pannelli adesso se non vado a memoria, che vanno dagli anni 50 fino ai giorni nostri. C'è un po' un buco negli anni 80, però stiamo cercando di recuperare le foto. Che è un work in progress quello che stiamo facendo, cioè riscoprendo un po' la storia di quel mondo della disabilità che non ha voluto farsi né forma di pietismo né forma di supereroismo, ma ha provato a vivere, a costruire i propri percorsi, ha fatto le sue battaglie quando necessario. Certo, poi la giornata continuerà perché nel pomeriggio alle 7 meno un quarto di sera al Museo di Roma in Trastevere invece c'è la versione video della mostra, diciamo. Esattamente, esattamente. Proiettiamo questa versione video, abbiamo fatto un rimontaggio di tutto questo materiale fotografico, anche qualcosa di più, con una serie di commenti, di didascalie, eccetera. E quindi, come dire, abbiamo cercato di renderla accessibile sotto tanti formati multimediali, perché teniamo che ormai non siano diverse le modalità con le quali Beh, dover sì, comunicare. ormai poi c'è internet che la fa un po' da padrone, un po' come anche i social Esattamente. network e così via. Allora, possiamo dire che l'evento ha il patrocinio e il supporto di Roma Capitale Esattamente. e domani però sarà possibile anche dare un contributo personalissimo. E poi avete trovato un modo, devo dire, simpaticissimo, no? Quindi a tavola poi si parla meglio, si sta meglio, sono tutti amici e poi infatti alle ore 20 alla trattoria degli amici proprio. Ci sarà questa cena solidale. Esattamente, sta lì a fianco, tra l'altro è una trattoria promossa dalla comunità di Sant'Egidio, che ha visto protagonisti nel lavoro, nell'occupazione, persone con disabilità intellettiva in particolare, per cui, come dire, è il miglior modo per noi per celebrare un momento, il massimo momento di inclusione di una persona e di emancipazione di una persona è quello di poter produrre reddito per se stessi e per la propria famiglia. E Certo. quindi, come dire, celebrarlo in quel luogo ha esattamente questo senso. Poi, per di più, un luogo conviviale, si mangia bene, devo dire, la Beh, trattoria. diciamolo, no? Visto che a noi piace così tanto, piace un po' a tutti poi mangiare, quindi ecco, le decisioni più importanti si prendono sempre a tavola, no? Assolutamente sì, Ecco, però sarà assolutamente sì. possibile appunto cena solidale perché sarà possibile fare una donazione proprio a sostegno delle attività della FISCE. Posso chiedere, Presidente, qual è il programma, quello più a breve termine della federazione? Ma noi abbiamo in campo diverse cose. Prima di tutto abbiamo l'interlocuzione evidentemente col Parlamento e con il Governo sulla legge di stabilità, perché lì, come noto, si giocano tanti dei destini, Certo. dei servizi, delle prestazioni, degli orientamenti, come dicevo, tra orientamenti inclusivi o meno. Ecco. Poi c'è il piano d'azione del governo sulla disabilità, cercheremo di implementare insieme alle istituzioni e di monitorare, perché riguarda un po' tutta la sfera della vita delle persone, riguarda molte amministrazioni locali, riguarda tante istituzioni private, insomma, è un piano, come dire, molto, molto, molto ampio, molto esteso.
In ultimo, quella cosa a cui teniamo di più, probabilmente all'interno di tutto questo meccanismo, fare formazione dei territori. Noi crediamo che siano i territori le persone che hanno responsabilità, ma anche quelle che non ce l'hanno, nei confronti di servizi, di prestazioni o quant'altro, ma anche l'eliminazione di un gradino. Noi vogliamo, sentiamo la necessità di voler fare una grande opera di formazione dei territori, perché solo in quei luoghi poi accade che le persone vengano realmente incluse o meno. Certo. Benissimo, allora noi prima di salutarla, Presidente, ricordiamo l'appuntamento per domani, 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. Domani mattina alle 11.45 ci sarà l'inaugurazione della mostra presso la galleria di Ipercoop Euroma 2, centro commerciale Euroma Leur, e poi alle 18.45 presso il Museo di Roma in Trastevere verrà inaugurata invece la versione video della stessa mostra, Nulla su di noi, senza di noi, e rimarrà esposta fino al 20 dicembre, ecco, questo non l'avevamo ancora detto. Sì, certo. E poi si può anche partecipare alla cena solidale presso la Trattoria degli Amici, in modo da aiutare un po' la Federazione Italiana al superamento dell'handicap. Presidente Barbieri, io la ringrazio. Grazie a lei, a voi. Grazie ancora, buona giornata, a Buona domani, giornata. arrivederla. Salutiamo il presidente della FISH, Vittorio Barbieri.